Za. Ma che sei nasura? E al citofono ha chiesto di te. E tu hai aperto? Che facevo? Salve, e lei Geppetto quello che... Un papà di Pinocchio? No, il Geppetto... Falegname? No, Geppetto al citofono con la Geps. Geps puntato. Giuseppe. Giuseppe, e cercavo proprio lei. Chiedo scusa, posso assurgere a una diversa elevazione in quanto il suolo quando fa... Quando uno vuole e vorrei elevarmi, in più, come posso dire? Salire. Salire. Sta capuzzella fracita, le volte le parole più semplici non ti sovvengono. Prego, prego. Riconosco la voce, mi hai risposto al citofono. Sì, ero io. Sei una cara persona. Tenetevela da conto, questa è preziosa. Sì, Voi una donna delle pulizie così non la trovate più, Io non so chi è che ha messo in giro questa voce, ma io non sono la donna delle pulizie. Ma dai. No, e perché navigliate? È così brava. No, sorella. Sorella, ma chi ti conosce? No, io solo fratelli maschi, mi confondi, guardami bene, con qualcun'altra. Ma perché lei non è una sorella religiosa? Ah, tu volevi dire suorella con la U, hai sbagliato. Ma che olandese forse? Dai, non tirare, Giuseppe, non vedi come sto rovinando. Ma che meraviglia, tutto, no, tutto molto lavorato all'impronta, sì, anche questo molto teatrale come scena, molto, molto soggetto. A soggetto, perfetto, insomma. Mentre invece dopo poi tutto il percorso che hai fatto con Vincenzo Salemme sei approdata nella compagnia del di nostro grande amico Biagio Izzo, che io personalmente è un comico adoro. Strepitoso a proposito di comicità. Certo, insomma, certo, è veramente un animale da palcoscenico. Siete in scena da 7 settimane a Napoli, credo, no? Tra Teatro Augusteo e Teatro Scilea. Sì, da dicembre. Non credo che nessuna compagnia possa fare tante settimane nella stessa città. Credo, siete veramente il viaggio è un fenomeno. In questo momento siete dei fortunati. Sono gli unici sicuramente in questo momento siete dei fortunati. Salutiamo Biagio, mi hai promesso che vieni, mi hai promesso che una sera vieni, che due mercoledì fa doveva venire, sì. Che non è venuto perché doveva giocare a calcetto. Vabbè, no, ti dico no, che aveva promesso che giocava a calcetto. Si mantiene in forma. Ti dico solo questo. No, mi fa il telefono, non posso venire, Fabio, non mi dire niente, ma ho promesso a degli amici che devo andare a giocare a calcetto. Che gli vuoi rispondere? Ci a sta. Ha ragione. E poi lui mantiene le promesse. Infatti ha detto io per contratti vado solo in Rai, ma da te vengo. Quindi l'hai promesso e ti aspetto. E fino al 5 maggio saremo al Teatro Scilea. Perfetto, lo spettacolo si intitola? Tutti con me. Tutti con me, ed è una bella carrellata di cose divertenti. Dei suoi personaggi in un contenitore che ha comunque una sua struttura con un autonoma. Senso. Sì, autonoma. E ci sono anche i virtuosi di San Martino. Sì, ci sono anche i virtuosi di San Martino. Sul manifesto. Siamo Biagio Izzo, io, con Valentina Olla, Federico Perrotta come attori, poi ci sono 5 ballerine e i virtuosi di San Martino che ho conosciuto in questa occasione, devo dire... Sono strepitosi. Sì, sono strepitosi, sono strepitosi. Proprio... Io mi diverto un sacco. Io sono andato concordiamo. Uno spettacolo loro da soli, mi ricordo al Teatro Bellini qualche anno fa, ma stetti male. Li conoscevo solo di nome, non avevo avuto ancora modo di sentirli suonare e quando suonano è per me una magia. Sì, ma poi sono anche molto simpatici. Sì, molto, cioè, molto. Nel senso molto. Fanno anche delle cose molto comiche. Sì, quindi molto. Li invitiamo. Ma magari averceli i virtuosi di San Martino, il problema è che se non finiscono le repliche, però adesso noi invece facciamo in tempo ad andare a vedere lo spettacolo perché avevo finito le nostre e ci quindi andiamo, sì. ci andiamo prima del con 5 piacere. Maggio senza ombra di dubbio. Rosaria Raspanti, usare... allora, intanto tu sei una milanese che è venuta a Napoli, io non lo so se tu hai dovuto affrontare... Beh, hai fatto il percorso inverso a quello che fanno, si fa generalmente, viva Dio, no? Che ci sono anche questi esempi. Sebbene siciliana di origine, lo ricordiamo, ma comunque cresciuta a Milano, sì, laureata sì. lì, no? Credo, no, a Padova. A Padova, perfetto. Quindi, insomma, comunque donna del nord, si sente anche dall'accento, se vogliamo. Sei venuta qui a Napoli, hai dovuto affrontare qualche pregiudizio? Fai anche la psicologa, insomma, che non è... No, forse era il contrario, perché io quando sono venuta qua poi tutti mi guardavano con un occhio benevolo. E allora c'è il pregiudizio al contrario, questa è milanese, allora è brava. Questa è milanese, allora è brava. Allora è dottoressa. È dottoressa, è milanese, per cui figurarsi, è proprio brava. È successo nel mio piccolissimo, è successo anche a me, dopo aver fatto, cosa ne so, 13 anni di radio... qui a Napoli, sono andato 3 anni a Milano a fare RTL 102.5, quando me ne sono andato e sono tornato a Napoli sembrava
tutti avevano improvvisamente scoperto che io ero bravo. Nel senso, bontà loro se lo pensano ancora, ma lo diceva un certo Viviani, essa storia. È vero, è vero. Così. Adesso tu, per esempio, non lo so se funziona allo stesso modo. Se tu vai a Santo Domingo, sei quella che è andata in Italia. Sì, la stagata, sì, assolutamente. No? Fanno è diventata modella, eccetera, eccetera. Però va bene così, un po' di la società di Santo Domingo avrebbe un po' di pregiudizio nei tuoi confronti, che è una società semplice, no? È una società semplice, però penso che non abbia nessun pregiudizio. Sono figlia di Santo Domingo. Che pregiudizio dovrebbero avere? No, nel senso che sei comunque arrivata qui in Italia nel mondo dello spettacolo, sì, e pian pianino fai la modella, fa piacere a loro, anche se un dominicano, cioè per esempio un napoletano va in un altro posto in America, no, diventa famoso, e sono tutti i napoletani sarebbero orgogliosi anche non nel piccolo dire, non è vero. No, davvero è un italiano che ha fama all'estero, sarebbero invidiosi, non è come sta cosa, è vero Teresa. No, anche orgogliosi, no, loro sono orgogliosi, tipo i miei amici mi vedono su Facebook, vedono i programmini che faccio, le cose che loro mi fanno molti complimenti, sono persone che ti vogliono bene, mi vogliono bene, bene, quindi mi fanno, sono, mi appoggiano. Però un conto ecco, sono gli amici, un conto no, ecco, il consenso sociale. E questo sociale anche piace sempre, sai. Questo dappertutto, guarda, però scivola, queste cose scivolano, dai. No? Deve continuare per la sua storia. Che ci fa pure io, figurati, non sa ma noi... Se fosse andata io in Italia. Quante volte nel nostro mondo, nel mondo dello spettacolo, è molto frequente, sì. Uso te perché ti ho qua, lo fa Casillo, ma non lo posso fare io. Assolutamente. E quante volte, no? Insomma... Lo fa Teresa del Vecchio, non lo posso fare io, insomma. Fatelo. Bella risposta. Brava. Ma è così, deve infatti, ma infatti è quello che lo fa, no? Fabio Brescia, non lo posso lo fare fa Fabio io. Brescia, non lo posso fare io. E quanti lo dicono? Sì. Allora, sì, l'ultima parte, noi spesso, insomma, cerchiamo, sì, di parlare di sesso. Sì. E c'è un pregiudizio che tipo gli italiani lo fanno meglio. Sì, gli italiani lo fanno meglio il sesso. Lo fanno meglio, pare di sì. In realtà questa cosa quest'anno è addirittura confermata da una ricerca che pare che siamo più bravi, più duraturi. Più bravi, io che vuoi. Ci impegniamo di più. Ci impegniamo di più. Sì, adesso sì, bisognerebbe. Adesso, sia maschi che femmine. Le femmine sono... Io ho problemi. Le donne sono più audaci addirittura, sono più precoci. Insomma, pare che le cose vadano meglio. Beh, un tempo erano le nord europee, vuoi vedere che adesso le italiane? Sì, anche gli italiani. Mm. Siamo un'altra volta al primo posto in classifica, i migliori in Europa. I migliori amatori in Europa. Sì. Orgoglio, vedi, europeo. Da questo punto di vista, ragazzi, la crisi non ci ha preso, siamo i migliori amatori d'Europa secondo questo e poi una sondaggio, serie di statistiche che vanno comunque a confutare anche il pregiudizio nei nostri confronti, che siamo degli amatori. Beh, il latino è un amatore, il latino, il latino è un amatore, ci sta, sì, mm-hmm, tutto sommato, sì. Ci e poi sta, sono anche delle cose un po' più pesanti, magari non le dico adesso perché... Tipo? Beh, è passata mezzanotte da un po'. Ah, tipo che le donne si masturbano di più e... Va bene, non sì, abbiamo detto niente, no, di niente nuovo, di che, poi sai, sommato, c'è sempre un vincolo che dobbiamo rispettare. Ah, beh, su se quello... tu mi liberi, io libero. No, allora non ti liberi. Va bene così. Attaccami. Mi dispiace solamente che Alessandro sta facendo un disegno, ma io vedo che stanno scorrendo i titoli e quindi devo salutare i nostri ospiti. No, mi dispiaceva che non lo finivi. Quasi finito, quindi diciamo l'abito non fa il monaco o l'abito non fa la monaca. L'abito non fa il monaco e l'abito non fa la monaca, ecco, lo stiamo inquadrando in questo momento, però ci prometti che torni e lo finisci, sì, sì, a questo punto. A questo punto. Ringraziamo Alessandro Di Mauro, dove possiamo vedere le tue, hai un sito internet, una pagina Facebook? Pagina Facebook. Ok, dove possiamo vedere le tue cose? Sì, ci sono. Alessandro Di Mauro, grazie per essere venuto a disegnare per noi stasera, ti aspettiamo presto in trasmissione. Infinite grazie a Benedetto Casillo per essere venuto. Grazie a voi. Dopo 5 anni di mancanza in televisione sei venuto a trovarci, ovviamente grazie anche alla presenza di Manila Lucia. Però insomma veramente ti ringraziamo tanto, una presenza piacevolissima. Mi ha fatto piacere pure a me essere qua naturalmente. Grazie, grazie mille. Teresa del Vecchio a teatro con Biagio Izzo, al Teatro Cilea di Napoli. Con Biagio Izzo e questo bellissimo spettacolo che potrete vedere qui a Napoli fino al 5 maggio, dopodiché al Sistina di Roma. Se mi permetti vorrei spendere una parola per Ben Hur, che è il film che esce il 1 maggio, non dovrei dirlo perché ci sono io dentro, certo, è veramente un gran bel film. Hai visto l'anteprima ieri? Sì, è un gran bel film. Speriamo di poter avere ci presto sono, anche ci Massimo sono io, Andrei. Non guardo la mia presenza, cioè proprio è un gran bel film, andatelo a vedere. Speriamo di poter avere Massimo Andrei che ce ne viene a parlare direttamente qua in studio insieme a noi, esce il 1 maggio, Ben Hur, andatelo a vedere. Rosaria Raspanti, grazie mille per essere venuta. Se vogliono delle informazioni Sullo psicodramma dove le possono trovare, Rosaria?
Dove posso trovare? Hai un sito, non lo so, hai una pagina Facebook, io te lo chiedo, poi magari mi dici di no. Una di quelle altre, no, c'è il sito, non ancora, ma la pagina Facebook sì. Va bene, Rosaria Raspanti. Sì, Rosaria Raspanti tutte trovano. Le informazioni. E troverete tutte le informazioni. Non sono che proprio possono brava servire. A fare pubblicità. Giomaira Moreno, modella, cantante. Chi più ne ha più ne ha. Esattamente, una artista che si sta polifacetica, formando. Polifacetica, sì. Da Santo Domingo si sta formando in Italia, noi contentissima abbiamo avuto grande di questa piacere cosa. Di questa sera. Anche io, grazie mille. Grazie a Carlo Manila Ieri. Grazie a te Fabio. Buonanotte. Ci vediamo tra qualche ora, sì. Siamo in onda alla radio alle 8 di domani mattina, quindi insomma manca poco e li rivedo. In realtà anche nelle giornate di festa come quella di domani. John Wooden era un giocatore di pallacanestro, molto famoso in America, è stato anche un grande allenatore, oggi è molto amato dal pubblico che in America segue questo sport, è morto nel 2010, solamente un paio di anni fa. Diceva, secondo me, una cosa veramente molto interessante, che ho trovato un po' per caso su internet, ma è lo spunto e la riflessione che vi voglio proporre per questa sera. Preoccupatevi più del vostro carattere che della vostra reputazione, perché il vostro carattere è quello che siete realmente, mentre la vostra reputazione è solo quello che gli altri pensano che voi siate. Buonanotte. Vuoi ridurre il costo sul tuo consumo energetico? Vuoi produrre la tua energia senza inquinare? Da oggi puoi. La 2G ti dà la possibilità di diventare produttore della tua energia. Un piccolo investimento per un grande guadagno. Chiama il nostro numero verde 800 173 013. Un nostro tecnico specializzato valuterà le tue esigenze e ti guiderà nella scelta più adatta ai tuoi consumi. La 2G ti aiuterà a convertire l'energia solare in una fonte di guadagno assicurato. Con gli incentivi statali che GSE eroga, il tuo impianto è ripagato e da subito avrai un premio sull'energia prodotta. 2G, un piccolo investimento per un grande guadagno. www.2g.com 800 173 013 081 0169 423